Bene, grazie. Io mi scuso anche per la piccola cambiamento di programma. Passo però immediatamente la parola all'ingegner Marco Masi, che è il dirigente responsabile dell'area competitività del sistema regionale, sviluppo delle competenze di Regione Toscana, al quale abbiamo affidato questo titolo: strategia regionale per l'innovazione della portualità e della logistica. Forse, ingegnere, è un po' una forzatura questo titolo, però abbiamo voluto darlo perché è sotto gli occhi di tutti che è maturata una diversa attenzione della regione rispetto alle dinamiche dell'area costiera in genere e del porto di Livorno in particolare. Abbiamo appena chiuso l'accordo di programma che parla di infrastrutture, quindi nella logica, nell'approccio strategico che ci veniva illustrato stamani dalla dottoressa Querci, le azioni dell'innovazione devono in qualche modo accompagnare e anticipare i risultati positivi degli investimenti in asset infrastrutturali. Cosa ci possiamo aspettare? Qual è lo stato dell'arte? Qual è l'approccio che la Regione Toscana sta elaborando per coadiuvare queste partite, come peraltro in concreto già sta facendo su molti progetti e abbiamo avuto modo di evidenziarlo? Grazie Francesco, no, domanda veramente difficile. Ringrazio dell'invito e anche la possibilità di commentare in maniera libera, ovviamente, qualche riflessione che sul tema della ricerca e dell'innovazione, aggiungerei anche del capitale umano, si può e si deve muovere intorno alla città di Livorno, in particolare del porto. Con i colleghi che mi hanno dato un passaggio dalla stazione a qui, mi hanno detto: guarda, Antonella Querci ha detto che Livorno è una città bellissima. È una città bellissima Livorno, con le sue caratteristiche che deve preservare e mantenere, ma è anche e deve essere una città, passate il termine, smart, nel senso che è una città strategica per la Regione Toscana e devo dire per il nostro paese. Perché lo è? Lo è perché è un punto, il principale porto e polo industriale della Toscana, costituisce insieme agli altri due porti, Piombino, Massa e Carrara, quello che è ormai il sistema regionale dei porti, devo dire il sistema nazionale. Sapete che la crisi che ha investito il vecchio continente, l'Europa, in particolare il nostro paese, è ancora in Italia particolarmente presente e ancora morde, permettetemi. Però abbiamo capito che è anche un'occasione di rivedere alcune politiche sul territorio. La Regione Toscana l'ha fatto concentrando sull'area portuale di Livorno più azioni che non riguardano soltanto il porto, ma riguardano soprattutto lo sviluppo del suo territorio, lo sviluppo del territorio in particolare della Regione Toscana. Sappiamo che la crisi ha evidenziato che esistono dei settori nella nostra regione che hanno tenuto, anzi hanno dimostrato un'eccellenza e una dinamicità superiore alla media anche europea: il settore manifatturiero e soprattutto il settore del Made in Italy. Settore apparentemente maturo, mi riferisco al settore dell'ambito del turismo, dell'attrazione turistica ricettiva, della moda, del grande tema appunto anche dell'agri-food, dell'agribusiness. Ecco, su questi temi Livorno e diciamo la portualità in genere può giocare un punto rilevante. Il porto rappresenta ovviamente un ecosistema e più di una volta è stato evocato il concetto del test bed, cioè di un ecosistema in grado di sperimentare le tecnologie, le innovazioni, quelle che sono anche le ricerche di frontiera, che le nostre università, le nostre eccellenze di ricerca. Quando penso all'università non penso soltanto alle 4 università generalistiche, tra cui aggiungo l'Università per Stranieri di Siena, è una realtà importantissima in un contesto come questo che attrae, che deve attrarre appunto capitale umano. Penso anche alle nostre scuole superiori, ai due ambiti del CNR, abbiamo a pochi passi il CNR di Pisa che sul versante dell'ICT, delle tecnologie dell'innovazione in ambito communication technology, è un punto rilevante, nasce a Pisa
il portale.it, come nasce a Pisa, in particolare al CNR insieme alla Scuola Normale e alla Scuola Superiore Sant'Anna, il concetto della gestione, lo richiamerò, dei big data. È un tema, quello della gestione dei dati, secondo me molto rilevante per lo sviluppo dell'area portuale di Livorno. D'altronde però ci sono anche delle zone cosiddette grigie. Noi abbiamo nell'area in esame dagli 800 a 1000 unità di personale da ricollocare, da riconvertire. D'altronde abbiamo anche però richiesta di specifiche professionalità, penso a tutta l'area della carpenteria, anche leggera, oltre a quella pesante, falegnami, elettricisti, idraulici, e in maniera ancora più pressante e forse ancora inesplorata, gli agenti tecnologici sul turismo, sull'area dell'indirizzo dei flussi turistici. Ovviamente occorrerà stare molto attenti al bilancio di competenze. Entro nel merito di ricerca e innovazione, un po' quello che ha chiamato Francesco. Noi veniamo come Paese Italia da un'esperienza non positivissima, che era il vecchio settimo programma quadro, in cui l'Italia ha costituito un contribuente netto, il 14% ha versato e ha ottenuto l'8% indietro. E guardate, non perché le idee erano cattive dei nostri ricercatori, dei nostri gruppi di ricerca, ma perché abbiamo fatto un'indagine proprio in Regione Toscana molto attenta, attraverso anche i valutatori che hanno esaminato i vecchi programmi di FP7, abbiamo peccato, abbiamo in qualche modo sbagliato nei tempi della progettazione, nell'attenzione alla progettazione delle call europea, alla scarsa attenzione al trasferimento tecnologico, cioè al valore dell'impatto che un progetto di ricerca deve necessariamente dimostrare, ma anche e soprattutto al partenariato. Il nuovo programma Horizon 2020, ha detto molto bene la collega, ci impone delle scelte. Uno su tutti è selezionare, cioè identificare degli assi strategici su cui concentrare le risorse regionali. Cosa voglio dire? Per la prima volta i settori della Regione Toscana, grazie al confronto appunto con i territori, hanno concentrato quelli che sono i tipici assi di investimento sui fondi strutturali, il FESR e l'FSE, FESR per ricerca e sviluppo, l'FSE sul capitale umano. Chi vi parla è fortemente convinto che da una parte occorre potenziare il sistema di ricerca e sviluppo attraverso il sistema dell'impresa, ma errore sarebbe non alimentare e sostenere la capacità di ricerca dei nostri centri di ricerca, non necessariamente solo pubblici, ovviamente. Il fattore umano, il capitale umano, le ricercatrici, i ricercatori è un punto fondamentale. Le idee vengono da loro, l'innovazione viene e parte da loro. Certo, i due mondi, impresa e accademia / un centro di ricerca, devono riuscire a dialogare meglio. Quali sono le criticità che maggiormente si sono riscontrate? Che da una parte l'impresa ha bisogno di un tempo molto più accelerato, più breve, di poter disporre progetti di ricerca effettivamente di impatto, trasferibili. Hanno bisogno, lo sappiamo, anche di un accesso al credito migliore e di una migliore e più veloce burocrazia. D'altronde, spesso è il difetto delle nostre imprese, anche carattere dimensionale delle stesse, vedono il lavoro dei ricercatori più da ufficio tecnico che da sviluppo e ricerca, più da sviluppare idee già consolidate piuttosto che tracciare traiettorie di innovazione. Non nascondo che anche dalla parte dell'Accademia e dell'Università esiste una certa ruggine, una certa scarsa attenzione al time to market dell'impresa. L'università è portata molto spesso, come sapete, alla pubblicazione piuttosto che
proteggere e soprattutto valorizzare i risultati della ricerca, perché qualcuno pensa immediatamente al brevetto. Guardate, il brevetto ha un suo valore, ci mancherebbe altro, ma il valore maggiore è riuscire a trasferire, a far sì che l'ultimo miglio della ricerca si trasformi nel primo miglio della produzione, dell'innovazione. Quindi una progettualità condivisa con il sistema delle imprese, ma anche con il sistema delle istituzioni. Ecco perché il tema del porto ancora una volta rappresenta quel living lab, quel laboratorio su cui sperimentare assi di innovazione. Che cosa abbiamo fatto proprio per avvicinare i due mondi? Innanzitutto una maggiore e migliore attenzione a quelle che sono le azioni rivolte al nostro tessuto produttivo, quindi l'accesso al credito e al microcredito. Sul versante della, e poi parlerò ovviamente della ricerca, sul versante dell'università, mi piace dirlo, lo devo dire perché ne sono convinto personalmente, posso sbagliarmi, ma una parte rilevante del Fondo Sociale Europeo 14-20 è dedicata all'alta formazione, cioè a sviluppare quei percorsi, a potenziare quei percorsi di ricerca congiunti con il sistema delle imprese. Assegni di ricerca che saranno svolti con le imprese che cofinanziano, saranno chiamate a cofinanziare questo intervento. Che cosa vuol dire anche questo? Riuscire a progettare congiuntamente al sistema delle imprese dei progetti di innovazione. Passatemi la riflessione: meno burocratici, meno formali, rivolti soprattutto a consentire la dotazione alle imprese di ricercatori e, perché no, pensare a queste iniziative come ponte occupazionale degli stessi dentro le imprese. Questo è il primo, abbiamo fatto una prima sperimentazione 2 anni fa, a conclusione della vecchia programmazione 2007-2013, riproponiamo oggi 12 milioni di interventi, molto, se vogliamo, ad personam, ad persone intendendo anche non soltanto per i ricercatori ma anche per le imprese. L'altro aspetto è stato il potenziamento del sistema universitario finalizzato al trasferimento tecnologico. L'ho detto nella pausa prima della ripresa. Noi crediamo, come Regione Toscana, vediamo se abbiamo fatto una scelta giusta, di creare una vera e propria classe, nuova classe di ricercatori dedicati alla valorizzazione della ricerca, a agenti tecnologici che riescono a avere solide base di project management, avere capacità di dialogo a livello europeo ed extraeuropeo, quindi trovare quei canali di addensamento di partenariati necessari a svolgere quei progetti che la collega prima ci evocava. Stare soprattutto attenti a quelli che sono i temi della protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale. Una classe di nuovi ricercatori che deve aiutare i ricercatori classici a applicare ai nuovi bandi Horizon 2020. Abbiamo attivato poi il percorso dottorati di ricerca in apprendistato, anche qui alta formazione in azienda. Non c'è soltanto l'alta formazione. Io ho evocato all'inizio della mia chiacchierata con voi il grande tema di alimentare tutto ciò che si sta intorno al porto, una nuova serie di ricerca, ma anche formazione qualificata. Qui il ruolo dell'istruzione diventa fondamentale. Ecco perché proprio nell'ultimo scampolo di legislatura, quello che si è appena concluso, Regione Toscana ha fatto una scelta molto importante, ha riorganizzato la legge sulla formazione professionale, identificando 3 linee di intervento: una formazione cosiddetto strategica e una formazione territoriale, insieme a assi di intervento su imprese e persone. Quindi
i voucher, tanto per intendersi, che interessano l'individuo, anche per permettere appunto uno sviluppo di carriera e di vita. La formazione strategica, in linea con le indicazioni di Horizon 2020, è stata anticipata da quello che Francesco ha definito la smart specialization, cioè abbiamo accompagnato, anticipato tutte le, d'altronde l'Europa ce lo richiedeva come condizionalità ex ante dei programmi europei, un'analisi attenta sul territorio per trovare quelle che sono le direttrici strategiche di intervento. Mobilità, trasporti e ovviamente il tema della portualità è una flagship della Regione Toscana e quindi sarà affrontata e sulla componente di ricerca e sviluppo, ma anche sulla componente del capitale umano. Quali sono alcune riflessioni sull'innovazione che intorno all'area portuale mi sento di fare? A noi interessa come Regione Toscana sviluppare i servizi alle merci, quindi piattaforme logistiche multimediali, e permettetemi, non è un caso che il tema della portualità si riferisce al nuovo sistema degli aeroporti e della viabilità non soltanto regionale ma internazionale. Ovviamente su questi temi sono già stati ricordati. Il potenziamento tecnologico sull'ICT che intercetta il grande tema della tracciabilità delle merci, la sicurezza alimentare è un tema di rilevanza strategica per la Regione Toscana, è stato portato a Expo 2015, giusto appunto il grande tema della tracciabilità dei prodotti, in particolare dei prodotti alimentari. Ovviamente la sicurezza delle merci in stretta correlazione con la gestione delle attività doganali. Come sapete è stato aperto poi un tema rilevante sulla sensoristica sia ambientale che di sicurezza, e ben ha fatto la collega ricordare il grande tema dell'energia. Anche qui diventa il porto un ecosistema su cui sperimentare, un test bed su cui sperimentare i concetti di mobilità sostenibile, e voglio ricordare in questo contesto il grande tema delle fuel cell. Molti di voi sapranno, cioè, Regione Toscana ha finanziato progetti e una rinnovata attenzione sull'idrogeno, sulle celle combustibili dell'idrogeno, che potrebbe trovare nelle flotte aziendali il suo utilizzo. Il concetto delle smart grid, della gestione dell'energia. E poi una riflessione. Noi ci troviamo, come giustamente la Spagna, è una fascia di Mediterraneo, l'abbiamo chiamata un abitare di Mediterraneo, con caratteristiche sociali, di innovazione, ma anche diciamo locali, che ci permette per esempio di sfruttare in maniera molto forte la potenzialità collegata all'energia solare. Mi viene in mente l'utilizzo di grandi aree come sono quelle del porto, di sviluppare e utilizzare meglio soluzioni energetiche collegate al solare, di ovviamente ultime generazioni, che proprio nel porto potrebbero trovare sviluppo. Mi è venuto in mente, guardando le immagini dei container, no? Dei container sono delle superfici piuttosto bruttine, no? Viste dall'alto, però di un potenziale straordinario per l'utilizzo della componente solare. È chiaro che deve essere studiato, secondo me, un sistema molto veloce, molto collegato anche alla temporalità della movimentazione delle merci, ma che con l'utilizzo di nuovi materiali, penso allo sviluppo in nanomateriali che la Scuola Superiore Sant'Anna, ma anche la Normale, sta facendo, potrebbe trovare sicuramente un punto di sviluppo. Poi c'è il grande tema della mobilità sostenibile in ambito portuale e della robotica. Qui permettetemi di fare una considerazione: mi è tornato alla mente un grande lavoro che l'autorità portuale ha fatto, che le autorità portuali hanno fatto sul tema della sicurezza sul lavoro. Come sapete, in Italia la sicurezza sul lavoro è governata da un decreto legislativo del 99, piuttosto vecchiotto, il 272,
Il decreto legislativo 81, quello definito testo unico su salute e sicurezza, definisce il porto come sito produttivo, quindi dà al porto, ai porti, quel valore di area a maggior, come dire, anche rischio, ma maggior sviluppo di ricerca sulla sicurezza sul lavoro. E io qui penso ovviamente al grande tema di gestire una movimentazione estesa di tante attività che si svolgono nel porto, che trovano appunto nel porto il sito produttivo, con quel ruolo di pianificazione delle interferenze che nel sito produttivo si hanno. Penso ovviamente alla peculiarità dei vettori marittimi, alle modalità di stivaggio delle merci, alla movimentazione, ma penso anche alla formazione e all'addestramento su questi temi, appunto la sicurezza sul luogo di lavoro, collegate anche a nuove tecnologie operative. Sapete che è uno dei punti che ha creato maggiori criticità nei nostri porti, sono i cosiddetti ambienti severi o luoghi confinati. Si interviene per esempio in cisterne per carico o scarico, spesse volte non conoscendo pienamente che cosa, quale materiale è stato stivato, esiste un reale pericolo di esposizione a agenti nocivi e mortali per i lavoratori. Bene, tutto il grande tema dei veicoli unmanned, quindi della robotica finalizzata alla sicurezza del lavoro, può trovare nel porto, secondo me, uno sviluppo di innovazione, passatemi il termine, sociale, perché modifica anche la gestione della sicurezza e il monitoraggio della sicurezza sul il tema, il grande tema appunto della tutela della salute in questo luogo specifico. Ovviamente buone prassi, profili di rischio, sperimentazione e ricerca su questi temi trovano, lo voglio dire a Francesco ma anche ai ricercatori che sono qui presenti, un'area interessante di investimento, ma anche e soprattutto di finanziamento verso il nostro istituto assicurativo, che è l'INAIL. All'articolo 11 del decreto legislativo 81, INAIL investe, finanzia progetti di ricerca finalizzata al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Mi pare che anche qui il tema, il grande tema della robotica sia particolarmente importante. Vado alle conclusioni. Io ho richiamato il capitale umano, il grande tema dell'istruzione. Su Livorno e sulla portualità in genere, la Regione Toscana ha fatto una scelta, ha attivato un bando per ITS, ITS sarebbe i percorsi post-diploma biennali, che andranno a qualificare nuove figure professionali sul tema della cantieristica navale, che ovviamente è un'area di interesse non soltanto livornese, ma anche il tema sul tema del turismo e delle nuove figure di come dire, agenti tecnologici sul turismo. Dico, per annunciarlo proprio a voi, non dico che sia una novità, ma insomma è una decisione che la Regione Toscana ha preso veramente da poco. A breve ci saranno dei bandi per 40 milioni di euro, quindi concentrati su un tempo, è la prima tranche della programmazione 14-20, che vedranno interessati il settore del turismo, beni culturali. Io ragiono su filiere di interesse che nell'area portuale si possono attivare. Vedo per esempio lo straordinario ruolo che Livorno può giocare come hub di arrivo e di indirizzo di flussi turistici. Pensate che in un sistema integrato ferro e devo dire anche aeroporto è possibile indirizzare verso centri storici Pisa, Firenze, Siena in un'area veramente circoscritta, e quindi un potenziale di attrazione e anche di attrazione commerciale. Pensate, vengo da Firenze, quanto
si spende nel nostro paese, no? A volte non viene pensato all'export. Bene, voi immaginate che l'area della Toscana invece molte persone arrivano spendendo tantissimo, non è export questo, si spende nella nostra regione. Un altro su questo asse turismo e beni culturali, noi investiremo per questa prima tranche circa 6 milioni e mezzo di euro sulla formazione. Altro area collegata alla formazione, il porto, sarà la meccanica e l'energia, qui metteremo circa 4 milioni di euro, lo dico sui 40 milioni che sono stati individuati, e infine sui mezzi di trasporto, canteristica navale, 1 milione e 2 di euro. Vedete, un pacchetto pur iniziale molto importante sulla formazione e il miglioramento delle competenze nella nostra regione. A seguito di questo affronteremo, è stata messa come flagship regionale, il tema appunto della mobilità e delle infrastrutture. Vado a concludere. Mi pare che il grande lavoro che l'autorità portuale di Livorno sta facendo è nella direzione che noi come Regione Toscana spieghiamo, quella dell'integrazione di competenze, professionalità e più soggetti istituzionali. I partenariati che sono stati attivati sono partenariati molto importanti con paesi che ci somigliano, che stanno investendo su innovazione e ricerca. Noi vorremmo sostenere questo progetto non soltanto come infrastruttura, e è stata ricordata la Darsena di Livorno, ma anche e soprattutto come ecosistema tra ricerca, quindi centri di ricerca pubblici e privati, istituzioni e imprese. Io credo che Livorno, con il lavoro che sta facendo l'autorità portuale insieme, è integrato con le altre autorità portuali, quindi con le altre città, può costituire, deve costituire un vero e proprio incubatore di idee su questo. Non c'ero mai stato in questo luogo fisicamente, ma se mi permettete di parlare veramente in libertà, è un luogo straordinario questo, ha una vicinanza, una contiguità, una prossimità con il porto straordinaria, con la sua città, ha una prossimità straordinaria con i centri di ricerca, che sono quelli che abbiamo già citato, la Scuola Normale, la Scuola Superiore Sant'Anna, l'Università di Pisa, di Firenze, di Siena, il CNIT, che rappresenta in qualche modo il consorzio. Mi piacerebbe che intorno a questo tema si aggregasse forse un aspetto meno indagato e forse meno incentivato, che sono il grande tema del business angels, cioè di capacità di poter finanziare imprese anche di start-up e spin-off con fonti di finanziamento private, magari no profit. Guardo con attenzione il crowdfunding, mi sembra che anche su questo tema, cioè la ricerca sociale, ho evocato il tema della salute e sicurezza, possa essere anche questo un ulteriore strumento. È chiaro che va trovato un ecosistema. Credo che questa esperienza, l'esperienza dell'autorità portuale di Livorno sta portando avanti, vada in questa direzione. Vi ringrazio dell'attenzione.